Francesco Aceti, neo direttore del Museo del Rame qui ad Alpette, oggi inaugura una mostra molto particolare su Grande Torino e dedicata a Nino Ferrero. Sì, abbiamo una doppia occasione. Da una parte un progetto che avevamo messo già in campo sulla settantenaria del Torino e poi combinazione c'è stata la disgrazia, la morte improvvisa di Nino Ferrero, quindi abbiamo aggiustato un attimino il tiro sull'esposizione cercando di abbinare la mostra alla vita di Nino Ferrero, noto consigliere amministratore qui di Alpette. Dopodiché la seconda occasione è che apriremo la nuova sala che diventerà la biblioteca e che attualmente fino a fine di luglio ospiterà l'esposizione dedicata al Grande Torino. E cosa si può vedere all'esposizione? All'esposizione è divisa in due parti sostanzialmente. Da una parte abbiamo fotografie che riguardano la storia e l'inizio del Filadelfia, quindi dal 1926 al bombardamento avvenuto, combinazione il 13 luglio del 1943 che colpì il Filadelfia. Passiamo poi alle fotografie sia sportive sia della vita comune dei giocatori del Grande Torino. E poi ci proiettiamo sul presidente Pianelli e vicepresidente Traversa, ovvero sia dal 1962 fino all'inizio degli anni 80, con alcuni giocatori e con la conquista dello scudetto del 1975-76. Come si potrà e quando si potrà visitare la mostra? Allora, la mostra sarà aperta tutti i fine settimana, tutti i sabati e le domeniche fino al fine mese di luglio, al mattino e al pomeriggio, il sabato e la domenica nei classici orari dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, l'ingresso naturalmente è gratuito. Una bellissima iniziativa qua ad Alpette oggi, l'inaugurazione della mostra dedicata al Grande Torino e di un progetto didattico. Sì, è vero, tanto grazie della bella iniziativa. È un progetto didattico che Nino fortemente voleva, Nino Ferrero, consigliere comunale che ahimè all'antivigilia delle ultime elezioni ci ha lasciato. È un progetto che lui fortemente voleva perché riteneva che la biblioteca di Alpette, così importante, non poteva essere una somma di libri, ma andava distinta tra la mole di libri dedicati alla Resistenza che i nostri avi ci hanno lasciato e tanti studiosi che sono venuti qui ad Alpente in questi anni. Riteneva che la biblioteca generica doveva avere il suo spazio e non affogata in tanti altri libri, e ci teneva perché comunque c'è una sezione dedicata anche ai libri che trattano l'arte del rame. Quindi Museo del Rame, Lavoro e Resistenza, biblioteca comunale, tutto un polo culturale che oggi vede Alpette all'avanguardia per quanto riguarda il turismo scolastico, un turismo scolastico che tra ottobre e maggio realizza 1000 pernottamenti e quindi direi un volano interessante di turismo e di ricaduta nel paese. Legata a questa intitolazione Nino Ferrero c'è il fatto che comunque Nino Ferrero era l'uomo di fiducia di Orfeo Pianelli nella Pianelli Traversa, e quindi dopo racconterò di quali erano i suoi incarichi in quegli anni. Erano gli anni che Orfeo Pianelli era il presidente del Torino Calcio, e quindi ecco perché anche la mostra sul Grande Torino un modo per richiamare quella società torinese e del suo interland, delle sue valli e degli uomini che hanno fatto la storia delle valli sia dal punto di vista civile e sia dal punto di vista in questo caso anche sportivo. È uno dei tanti eventi che vengono organizzati al PET, qualcos'altro in cantiere? Qualcos'altro in cantiere? La prossima settimana so che l'Associazione del Polo Astronomico ha organizzato una serata un po' diversa del solito, in quanto il prossimo fine settimana sarà 50 anni dello sbarco dell'uomo sulla Luna ed è in programma anche una rappresentazione teatrale. Poi nelle settimane successive invece cose un po' diverse, con il cabaret di Marco e Mauro, con altri eventi locali e soprattutto le feste di Borgata, che sono molto sentite dalla gente del paese e soprattutto dagli alpettesi che ritornano nell'estate ad aprire le proprie case qui ad Alpette, quindi assieme ai villeggianti vivacizzano l'estate alpettese. Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai, il cuore mio a pezzi non scorderà mai.
viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai, quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché, la vita che scorre pian piano lontana da me. Quel giorno di pioggia tu forse ricordi qual è? Quel giorno di pioggia tu forse ricorderai che? Quel giorno di pioggia la stanza era densa, la tua espressione era di circostanza, le mani mai ferme portate alla bocca, gli occhi tuoi gonfi guardavano me, io risi, poi piansi, fai un po' come vuoi. La pioggia batteva sul viso tra noi, batteva sul nostro dolore, più vivo che mai. Quel giorno di pioggia tu forse lo ricorderai. Giorno di pioggia tu forse non lo scorderai. Quel giorno di pioggia non pioverà più, col tempo si cambia e cambierai tu. Si cambia con forza o forse non so, si cambia per forza ma non scorderò. Quel giorno di pioggia lo schianto nel cielo che spense in un lampo il grande Torino, quel lampo che porta il ricordo per chi non c'è più. Il giorno di pioggia io spero non torni mai più. Il giorno di pioggia io credo non tornerà più. Baci galupo, ballerina, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic. Gabetto, Mazzola, Ossola e tutti i cuori granata che non battono più.